I quattro sacerdoti indiani. Questa è la storia di quattro amici sacerdoti: Som, Vesh, Jivan e Budh. Vivevano insieme in un piccolo villaggio. Tutti e quattro erano gli studenti di un saggio che viveva nella foresta. Il saggio era un uomo semplice ma molto colto. I quattro amici avevano un grande rispetto per il loro maestro. Ogni giorno lo ascoltavano attentamente. Oh, figli miei, qualsiasi uomo può imparare, ma le abilità da sole non vi porteranno da nessuna parte. Voi dovete imparare a usarle in maniera saggia. Som, Vesh e Jivan impararono molte abilità. Vesh riusciva a guarire una ferita senza toccarla. Som riusciva a riparare un vaso rotto. Jivan aveva il potere di prendere una foglia caduta e rimetterla sull'albero. Ma Budh era il più lento di tutti. Non poteva fare nessuna di queste cose. I tre amici si burlavano continuamente di Budh. Oh, andiamo, vaso! Unisciti! Unisciti! Budh ha imparato una nuova abilità. Può parlare con i pezzi rotti di un vecchio vaso. Oh sì, ma i pezzi rotti non hanno la capacità di aggiustarsi da soli. Oh, povero vaso rotto. Ma Budh non reagiva. Maestro, dimmi che cosa intendi quando dici avere buon senso. Questo è facile. Il buon senso è quando pensiamo nella mente prima di agire. Un giorno, Som, Vesh e Jivan decisero di andare via dal villaggio. Questo villaggio è troppo piccolo. Non saremo mai gli uomini più saggi al mondo se viviamo qui per il resto delle nostre vite. Partiamo e viaggiamo per il mondo. Sono d'accordo. Abbiamo tutte le capacità per poterlo fare. Dovremmo pensare solo a noi. E che mi dici di Budh? Dovremmo parlare anche con lui? Ah, lui è uno stupido e inutile. Sarà solo un peso per tutti noi. No, Vesh. Siamo più forti di lui. È nostro dovere proteggerlo. Invece dobbiamo invitarlo a venire insieme a noi. Tutti presero con sé i loro vestiti e del cibo e si prepararono per il viaggio. Ricordate, figli miei, un uomo molto saggio pensa sempre nella sua mente prima di agire, rammentate. Ne faremo tesoro, maestro. Ne faremo tesoro, maestro. Ne faremo tesoro, maestro. Ne faremo tesoro, maestro. I sacerdoti salutarono il loro insegnante. Dopo aver camminato per mezza giornata, erano stanchi e volevano riposare. Amici, pranziamo qui. Gli uomini saggi conservano sempre le loro energie per le avventure. Mentre stavano per sedersi sulla roccia, Budh vide qualcosa steso a terra. Oh, cos'è quello? Oh, Budh, non mi dire che tu hai paura di un mucchietto di ossa, è così? Ma di chi possono essere queste ossa? Amico mio, ti posso garantire che appartengono a un leone. Deve essere morto di fame. Un leone? Sì, guarda la struttura di queste ossa. Sono sicuro che queste sono le ossa di un leone. Oh, aspetta! Perché non utilizzare le mie capacità su di lui? È un'idea per fare della pratica. Riunirò questo mucchio di ossa, formando uno scheletro completo. Guardate un po'. Che cosa? Prima che qualcuno potesse dire qualcosa, Som iniziò a recitare alcune parole. All'improvviso ci fu una luce brillante e magicamente le ossa si ricongiunsero fino a formare lo scheletro di un leone. I tre fratelli furono sorpresi. Guardate! Che vi avevo detto? Amici miei, non si deve essere tanto istruiti per riuscirci. Pensi che la tua abilità sia la più forte? Io posso rimettere carne in questo leone. Avrà pelliccia, pelle, unghie, denti, tutto in soli pochi minuti. Unghie, denti, Vesh, ma non...
Ma Vesh aveva smesso di ascoltare. Stava recitando alcune parole. All'improvviso, lo scheletro aveva occhi, pelle, pelliccia, unghie e molto altro. Ora era un leone completamente ricomposto che giaceva morto a terra. È stato molto facile, no? È spaventoso! Dimmi, perché lo hai fatto? Perché solo io posso. Con la mia abilità posso riportare indietro qualsiasi cosa. Il leone aveva perso pelle e corpo. L'ho riportato indietro. Non è questa la più grande abilità? Pensi che solo tu possa riportare qualcosa indietro? Tu non sai quale abilità ho imparato. Io posso riportare in vita questo leone morto. Che cosa? Sì, Bud. Allora chi pensi che sia il più grande maestro? Non può decidere solo con le tue parole, Jiven. Fallo e mostralo. Poi Bud deciderà chi è il più saggio tra di noi. Io non so chi sia il più saggio tra voi, però so in cuor mio chi è il più forte. Il leone! Non farlo, Jiven, amico mio! Per favore, ascoltami! Mentre tutti i miei amici hanno messo alla prova le loro abilità, tu non vuoi che utilizzi il mio potere? E tu, Bud, saresti un buon amico? Vesh aveva ragione. Dovevo lasciarti da solo nel villaggio. Ma il maestro, Jiven, ci aveva detto! E tu vorresti insegnare ciò che ci ha detto il maestro? Proprio tu? Che non hai mai imparato alcuna abilità? Tu non ti fidi dei tuoi amici, non è vero, Bud? Hai ragione, Jiven. Lui non ha sviluppato alcuna abilità. Come può capire l'importanza della pratica? Bud, solo perché tu non hai un'abilità da mostrarci, non vuoi che testiamo la nostra? Tu sei molto geloso di noi. Oh, no! Io ho un'abilità, amico mio, che vale abbastanza per salvarmi la vita. Figlio mio, il buon senso è quando pensiamo prima di agire. Oh, oh, non siate così arrabbiati con me, amici miei. Tranquilli, non vi fermerò. Ma prima di iniziare, lasciatemi salire su quell'albero. Se il leone mi mangia, come potrò io mai sapere chi tra voi è il più saggio? Tu sei un vigliacco. Devi imparare ad affrontare ogni situazione. Non voglio mentirvi, amici miei, ma come posso combattere un leone? Avrò una vista migliore seduto su quell'albero. Così potrò decidere chi tra di voi è più saggio e il più forte. Bud si arrampicò rapidamente su un albero vicino, mentre Jiven iniziava a recitare alcune parole. Nel giro di pochi minuti, una luce brillante apparve sul leone morto. Il leone aprì gli occhi. I tre sacerdoti saltavano allegramente. Avevano dimostrato le loro abilità. Ma i loro sorrisi svanirono presto. Il leone si alzò e ruggì con rabbia. Oh, correte! Il leone è vivo! Salvatevi, vi prego! Ma i sacerdoti erano così spaventati che non riuscivano a muoversi. Il leone affamato saltò subito sui tre uomini. I poveri sacerdoti non potevano fare più nulla per salvarsi. Il leone mangiò tutti e tre i sacerdoti uno per uno. Bud era seduto sull'albero a guardare tutto. Dopo che il leone se ne fu andato, Bud scese dall'albero. Vide che restarono solo le ossa dei suoi amici. Jiven, amico mio! Se solo tu avessi ricordato l'ultimo consiglio del maestro, a quest'ora non avresti incontrato questo triste destino. Ricordate, figli miei, è molto saggio l'uomo che pensa prima di agire.